I'm standing here, I'm coming clean with my hands on my face, I'm on my knees. Wanna hold your hand, touch your skin, feel the warmth of your fingertips. I will not go, I will not leave. This is all of me, you're a part of me. Ciao ragazze, allora oggi video haul però un po' diverso dal solito perché non vi farò vedere acquisti, make upposi, di abbigliamento, cose così, ma ho preso degli oggettini per la casa che adoro, veramente sono felicissima, ma proprio felicissimissimissima di averli presi perché sono veramente cose originali, cose carine che volevo, cioè desideravo da tanto e sono contenta di averle prese. Non aspettatevi chissà che cose enormi o costosissime, ho preso proprio delle baracchette, però sapete quando c'è qualche cosa che vi stuzzica, anche se è una baracca, non ne potete fare a meno. Ecco, io ho fatto così, sono andata qua in questo negozio, adesso ho tolto tutto dalla busta perché è enorme, Maison du Monde, che è una specie di catena dove vendono tutte cose per la casa, quindi tessuti, arredo, oggettini, veramente c'è di tutto. E ho sempre sognato di andare in questo negozio qua, che diciamo è la versione francese dell'IKEA, perché ha tutte cose che a me ricordano tantissimo la Provenza, la Francia, Parigi, e veramente io sognavo tanto di andare qua, però non ho mai avuto l'occasione, perché ovviamente come qualsiasi negozio che si rispetti, che uno piace vedere, non ce l'ho qua in zona, quindi io devo andare fino a Serravalle Scrivia se voglio andare nello store, però visto che ero in zona, in Liguria, a Savona c'è appunto un altro store, allora mentre ero lì siamo andati a farci un giro. È un negozio che veramente o le cose vi piacciono o non vi piacciono, perché sono particolari. Ecco, adesso vi mostro le poche cose che mi sono presa. Allora, questa cosina qua, che è praticamente un appendino per, visto il disegno che c'è un cupcake, per la cucina, per metterci lo straccio quando ti devi asciugare le mani, devi pulire le stoviglie eccetera. Questo qua è veramente bellissimo, guardate i colori, sono su questo rosa, proprio sembra una pasticceria, sembra l'insegna di una pasticceria. Io sapete che adoro i cupcake, adoro queste cose, poi appunto mi ricorda tantissimo Parigi, le cose che ho preso mi ricordano tantissimo Parigi, e quindi sapendo che io amo Parigi non potevo fare a meno di prendermi queste cosine. È veramente bellissimo, cioè è una stupidaggine, poi l'ho pagato niente perché 2,90 euro, quindi sono ancora più contenta perché tutte le cose che ho preso sono costate veramente poco, e quindi quando si comprano cose che piacciono a prezzi bassi sei ancora più soddisfatto. Questo è il primo acquisto. Poi, sempre per rimanere in tema, diciamo che sono rimasta su questo tema dei dolcetti, mi sono presa questo vassoietto qua, c'era anche la versione in vetro, però ho deciso di prendere quella in plastica perché almeno ero più sicura. Questo qua ho pensato di utilizzarlo non in cucina ma sulla mia postazione trucco, postazione unghie, creazioni, perché la stessa postazione la uso per tutto, e quindi questo è il vassoietto, i colori sono sempre questi sul rosa, bianco. Ci sono tutti questi dolcettini che adoro, e poi veramente questi colori pastello mi piacciono un sacco, quindi sono contenta di averlo preso. Anche questo ho pagato pochissimo, 2,50 euro. Poi ho comprato due tovagliette, che ho pensato una di utilizzarla quando si fa colazione e una di utilizzarla sempre nella mia, nel mio studietto. Ecco, questa qua è per fare colazione. Vedete, ci sono questi disegni molto vintage, io adoro tantissimo questi cartelloni pubblicitari degli anni 30, 40, 50, sono veramente una cosa bellissima. Mia mamma ha il poster gigante originale, in cartone grosso così, enorme, proprio fatto
con questo disegno e sarà che i miei mi hanno passato questa passione per le cose antiche, non vecchie, antiche, l'antiquariato, queste cose un po' stuzzicanti, un po' diverse dal solito, e quindi questa non poteva non venire con me, questa appunto per la colazione, fatta in plastica, quindi facile da pulire con una spugnetta. Questa l'ho pagata 1,30 euro. Veramente pochissimo. Poi altra tovaglietta che ho preso, appunto, come vi dicevo, per utilizzarla sulla mia postazione, sul mio banco di lavoro per quanto riguarda creazioni, trucco e unghie. Guardate che meraviglia! Cioè, magari a voi non vi piacciono queste cose, ma io le adoro. Sapete che io mi voglio sempre far conoscere, anche guardando gli acquisti di una persona, secondo me si capisce tantissimo, si capiscono i gusti, i colori, e quindi io sapete che vi voglio sempre rendere partecipe di qualsiasi cosa, e anche in questo caso, per questi pochi acquisti un po' diversi dal solito, volevo farvi vedere, aggiornarvi, ecco. E c'è praticamente questa tovaglietta che è double face, è uguale come disegni, ci sono, vedete, tutti questi dolcettini, ognuno con il nome sopra, c'è il cupcake, macaroon, i vari dolcettini, veramente pienissimo, il Mont Blanc, i profiterol, eccetera. Questo è il lato, diciamo, verde acqua pastello, e di qua rosa pastello. C'è una meraviglia, guardate questi disegni come sono belli. Questa qua era quella che diciamo costava un pochino di più perché appunto è doppia e l'ho pagata 2 euro. Bellissima, anche questa in plastica, quindi facile da pulire. Poi il pezzo forte ve lo lascio alla fine perché è spettacolare. In questo sacchettino qua mi sono fatta mettere dei magneti che mi sono comprata perché io, per chi non lo sa ancora, faccio la collezione dei magneti. Non è da tanto, infatti non ne ho tantissimi, però mi piacciono un sacco i magneti e quindi ho deciso di iniziare questa collezione. Allora, questo qua è ancora chiuso, vabbè, aspettate che vi tolgo la carta. C'è la carta, sì, la carta, va. Facciamo prima, se no vi tolgo gli adesivi, ci mettiamo 2 ore, già ci metto 2 ore. Ecco. Allora, il primo magnete, questo qua, era in offerta a 75 centesimi. Non è un granché, però, proprio per il prezzo, proprio perché io faccio la collezione, ho deciso di prenderla comunque. Ed è appunto, c'è scritto Walk Gingembre. Gingembre, non lo so, gingerbread, non lo so, e ci sono tutte queste salsine, le salse di soia, è un po' così, stile giapponese, diciamo. Poi, altro magnete, anche questo era in offerta, questo l'ho pagato addirittura 45 centesimi, quindi ancora meno, ed è fatto così. Non so cosa sia, cioè non è niente di che. Anche questo è stile orientale, vedete che c'è questa faccia orientale sui colori della mia cucina, quindi sempre su questi toni verdi. Per 45 centesimi diciamo che andava bene. E poi questi due sono una meraviglia. Allora, c'è questo qua con il milkshake, questi qui sono in latta, quindi io questi qua in latta vintage perché hanno tutti i disegni vecchi, mi piacciono un sacchissimo. Guardate che bello che è questo, appunto milkshake, c'è questo milkshake alla fragola, penso, con la frutta sopra, il bicchierone tipico. Poi è bello perché è in camera, in questo momento in anteprima lo vedo verde acqua, però è un azzurrino pastello strepitoso, magari andando indietro si vede un po' di più. Questo qua l'ho pagato 1,90, però vi devo dire che 1,90 è veramente poco per un magnete, perché tipo quando sono andata a Torino, giusto così a vedere quanto costava quello con la mole sopra, era minimo 4 euro, quindi veramente io che adoro questi disegni, adoro il fatto che è in latta. E costa poco, veramente è stato un grandissimo affare. Infatti c'era una parete piena di magneti, avrei preso tutto perché erano uno diverso dall'altro, uno più bello dell'altro, però mi sono trattenuta. E poi quest'altro qua fenomenale, anche questo ho pagato 1,90
Ed è fatto così, con la Tour Eiffel, tutto ciò che ricorda un po' Parigi, la Donnina, questi colori, proprio i colori della Francia, e niente, c'è scritto Car Postal Café Chocolat. Bellissimo, veramente. Cioè, regalami un magnete fatto così, con questi disegni, e io sono la più felice del mondo, veramente contentissima. E poi, pezzo forte, ma proprio bellissimo, è questo, che è il regalo di San Valentino da parte del mio ragazzo. Non so se si vedrà tutta, purtroppo ve la faccio vedere a pezzi. Comunque, è una Tour Eiffel. Poi sicuramente vi farò la foto, la metterò su Instagram. Anzi, se non siete ancora iscritte, non so come definire. Comunque, se non mi seguite ancora su Instagram e potete, vi consiglio di seguirmi, perché lì, non dico tutti i giorni, però quando faccio un qualcosa di particolare, quando faccio acquisti, vedo qualcosa di bello in giro, faccio subito una foto, anche solo senza dover fare il video tutorial di un trucco. Vi faccio vedere il trucco, vi faccio vedere il mio outfit. È un modo così, a me piace fotografarmi, lo so, è un po' una cosa egocentrica, però mi piace la fotografia, mi piace fotografare quello che mi piace condividere con gli altri quello che mi piace. Quante volte ho detto mi piace, non si sa. Comunque, questa qua è una Tour Eiffel che adesso appunto non vedete in tutta la sua bellezza. Qua però c'è il disegnino della Tour Eiffel. Questa qui è costata 19,90 euro, non era in sconto. Ed è praticamente piena di questi fiocchettini in tessuto, poi c'è questo dettaglio della collanina in perle, poi c'è quest'altro dettaglio, questo ciondolo a forma di gabbietta per uccelli in color oro anticato. E ci sono tutti questi gancettini, vedete, ci sono tutti i gancetti, tutta la Tour Eiffel è piena di questi gancettini. Praticamente questa è un portagioie ed è eccezionale, cioè c'erano un sacco di portagioie che non vi dico, di tutti i colori, bellissimi, li avrei presi anche quelli tutti, però poi alla fine ho deciso di prendere questa perché è bella grande, ha la forma della Tour Eiffel che adoro. E ho pensato di metterla in camera, adesso devo vedere un po' dove sistemarla, poi al massimo anche lì vi farò vedere la foto. Se avete visto un'ombra nera, è stata Maya, ecco che muove tutto, che è passata e si è messa a cuccia perché vuole uscire, ma adesso che finisco il video la faccio uscire. E niente, appunto, qua ci metterò tutte le mie collane, perché sono piena, piena di collane, piena di bracciali, non so mai dove metterli, e questo diciamo che dovrebbe risolvermi questo problemino. Quindi veramente è uno spettacolo. Quando l'ho vista, nel carrello io avevo già messo un altro portagioie, era a forma di gabbiettina di uccello con le farfalline sopra e i gancetti. Soltanto che appunto io non volevo esagerare, non volevo prenderle tutte e due, anche se mi avrebbero fatto comodo, però ho detto: la Tour Eiffel non può rimanere lì, assolutamente, io adoro. Poi è una cosa un po' strana, un po' diversa dal solito, quindi mi piaceva un sacco, l'ho presa. Lo so, in questo video sto parlando tantissimo, qualcuno di voi si lamenta ogni tanto e mi dice di fare dei video più brevi. Io ci provo, però quando devo parlare delle mie passioni, di quello che faccio, vi devo raccontare tutto e quindi non riesco a concentrare tutto in 10 minuti massimi, quindi scusatemi. Adesso siamo sui 13, però non so quanto parlerò ancora, quindi scusatemi se faccio dei video troppo lunghi, però a me piace avere questo contatto con voi, questo è l'unico modo per parlarci, tra virgolette, perché comunque io parlo con voi, poi voi a vostro modo mi rispondete scrivendomi commentini, messaggi privati, seguendomi, quindi io sono così. Cioè, prendetemi così e scusatemi se a volte sono troppo, ho troppa parlantina. Non è da me perché io sono sempre stata una timida, però quando inizio ad avere un po' di confidenza, bla 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 bla.
Niente, diciamo che il video lo concludiamo così. Vi consiglio di andare a vedere, c'è anche il sito maisondumonde.com. Vi consiglio di guardare perché, giusto per rifarvi gli occhi, se amate l'arredamento, se vi piacciono questi oggettini per la casa, volete addobbare un po' meglio il vostro bagno, la vostra cameretta, lì, come vedete, trovate delle cose stuzzicanti, carine a prezzi bassi. Quindi, sia che sono in sconto che no, diciamo che convengono. Ero anche tentata di comprarmi il porta orecchini, quello che desidero tanto fatto tipo quadretto, no? Soltanto che appunto poi ho visto la Tour Eiffel e ho detto prendiamo solo quella e accontentiamoci, che devo dire che va già bene così. Quindi se cercate questi oggettini senza andare su eBay, se avete ovviamente lo store vicino, ma comunque mi sembra che faccia anche ordini online, guardate perché a parità magari di prezzo io vi consiglio più di comprare su questo sito, in questo negozio, perché le cose sono un po' più sicure, diciamo così. Su eBay non sai mai dove vai a finire, se la roba ti arriva, perché poi vogliono sempre che paghi prima, quindi bisogna stare un po' attenti, nonostante io ogni tanto compro su eBay, però sempre con molta paura perché non so mai se le cose poi arrivano. Basta. Allora, spero che queste cosine vi siano piaciute come al solito. Io alla fine di ogni video vi dico questa frase, però fatemela passare. E niente, fatemi sapere appunto se vi sono piaciuti, cosa ne pensate di queste cosine, se avete, che ne so, qualche negozietto online che volete indicarmi, consigliarmi dove sapete che vendono queste cosine qua, tipo io cerco tantissimo questi portagioie, sia per quanto riguarda orecchini, collane, bracciali, quindi se sapete darmi una dritta, scrivetemi qua sotto il sito dove vi rifornite o anche su eBay, però venditori che siano sicuri, che ti lascia un po' di tranquillità quando vai a spendere dei soldi, anche se sono solo 5-6 euro, non importa, è proprio il fatto di essere tranquilli e sicuri. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!